Salve a tutti ragazzi e benvenuti quest'oggi a questo nuovo video. Siamo ancora qua a Games Week e siamo qua per parlare di Far Cry 3 che uscirà a breve, a fine novembre, il 29. Allora sono qua in compagnia di Evil Devil e IGT che vi daranno subito le loro impressioni. Quindi lascerei subito la parola a Evil Devil. Un saluto a tutti ragazzi, io sono Evil Devil e sì, abbiamo avuto la possibilità di provare a fondo, diciamo, questa demo che ci è sembrata ottima, soprattutto per il fatto della fisica e della riproduzione di un'isola caraibica che è stata fatta veramente in modo eccellente e non solo offre una protezione ma è anche in qualche caso una cosa in più, una cosa che aggiunge difficoltà al titolo. Inoltre, per quanto riguarda la fisica degli oggetti, ci è sembrata anche questa ottima e abbiamo trovato un ottimo gioco sotto questo aspetto. Per quanto riguarda la grafica non possiamo dirvi tanto, o almeno per quanto riguarda la parte PC, perché il titolo che abbiamo provato era castrato, ovvero era impostato come se fosse una console, anche se abbiamo giocato di fatto su un PC. Questo per far vedere come sarà il titolo sulle console meno potenti. In ogni caso ci hanno assicurato che la versione PC sarà ottima sotto questo punto di vista della grafica e siccome già adesso ci è piaciuto tanto ci aspettiamo veramente molto da questa grafica di Far Cry 3. Perfetto, allora possiamo passare ad IGT e soprattutto chiediamo a IGT di essere spietato, lui non voleva, ma IGT distruggi questo gioco, magari parlane. No vabbè dai, no, allora il difetto secondo me che ho potuto notare in questi 10 minuti che abbiamo giocato di Far Cry 3 è ancora per quanto riguarda l'intelligenza artificiale dei, appunto, dei nostri avversari, dei, non so come diamine definirli, dei bot che ci sono all'interno dell'isola. Però invece un'altra cosa interessante che non abbiamo avuto modo di vedere ma ci ha spiegato chi insomma aveva progettato questo gioco è la possibilità di craftare degli oggetti. Ad esempio c'è la possibilità di scuoiare dei cinghiali e prendere la pelle per farsi insomma la borsa per portare più oggetti del normale, oppure prendere delle erbe, dei fiori per farsi delle droghe, non chiedetemi a cosa possa servire, però insomma è una cosa molto interessante che non abbiamo potuto provare, però aggiunge sicuramente nuove dinamiche al gioco. Bene, passo la parola di nuovo a Lego. Eccoci qua, tra l'altro prima Evil Devil ha parlato di questa isola, un'isola che tra l'altro è enorme. GT ha avuto il piacere di girarla con una macchina per poi schiantarsi in un lago, probabilmente era attratto da quell'acqua per mostrarci com'era, ma dettagli. Comunque, l'isola è davvero enorme, ne abbiamo visto solamente un quinto e aprendo la mappa con Tab, comunque M, insomma, aprendo la mappa era davvero immensa e esplorarla tutta sarebbe stato molto lungo. Fortunatamente ci saranno i mezzi come delle auto che potremo rubare o comunque trovare. Ci saranno anche delle safe zone, ossia delle zone in cui noi non potremo usare le armi, allo stesso modo neanche i nemici. Quindi comunque delle zone magari sicure, probabilmente saranno i checkpoint o comunque delle zone di salvataggio e comunque anche una mappa esplorabile. Esplorabile perché ci saranno missioni secondarie. Il nostro scopo in questa demo era cercare una missione secondaria da portare avanti. Insomma, ci sarà tanto da vedere, tanto da scoprire, caverne di tutto e sembra davvero un gioco che promette bene sia nei single player che multiplayer che non abbiamo visto. Per quello che posso dirvi io, a me è piaciuto, queste sono le mie considerazioni, molto semplici, un bel gioco, un bello sparatutto, soprattutto che darà un po' di enfasi al single player che ormai viene messo un po' in secondo piano. Quindi io vi saluto, da Legolas 90 è tutto e quindi lascio concludere anche Evil Devil e IGT. Un saluto a tutti ragazzi, ricordatevi di seguirci per altri video, passo la parola al nostro IGT. Iscrivetevi a Jimba Network, mi raccomando.